Ehi, siamo tornati! Godetevi Jeep Tour Divino su Live 120 Channel. Ciao Tiziana, ciao Gabriele. Vi ho convocato per una ragione ben precisa. La missione è visitare tutte le cantine vinicole d'Italia e farlo con i SUV Jeep. Gli unici in grado di garantire la passione, la libertà e l'avventura che solo il marchio Jeep sa dare. Nome della missione: Jeep Tour Divino. Tenetemi aggiornato e che l'avventura sia con voi. Nella puntata precedente. Vediamo l'indizio di oggi. Nella patria del Carignano. So io dove andare. Direzione Sulcis verso le cantine Sant'Adi e Acripunica. Ehi Gabriele, è certo che ti piace guidare questa gran Cherokee, eh? Buongiorno, benvenuti nelle nostre cantine. L'azienda nasce nel 1960 per nobilitare il vitigno carignano. Tiziana, sai che sono veramente soddisfatto di questo motore? Ah sì? Eh sì, è il 3000 turbo benzina da 250 cavalli di casa Fiat. Gabriele? Grazie. No, giù le mani, Gabriele. Tu devi guidare, non si beve alla guida. Questa variante Summit ha di serie il parcheggio assistito, il cruise control adattivo e la frenata d'emergenza. Espressione del miglior carignano del Sulcis, il Terrebrune. Corposo, strutturato e soprattutto elegante. Come la nostra Jeep. Salute. Alla vostra. Eccoci arrivati, cantine Sant'Adi. Eccoci arrivati, caro Gabriele, ad Agripunica, l'azienda a due passi da Cantina Sant'Adi. Ad accoglierci c'è il direttore commerciale Massimo Podda. Ciao Massimo, buongiorno. Benvenuti. Buongiorno, benvenuti. Agripunica produce vini di altissima qualità, da quanto tempo e quali sono? Agripunica è una società per azioni nata nel 2002. Grazie a tre illustri personaggi del mondo enoico nazionale e internazionale. Il marchese Incisa della Rocchetta, presidente della città e quindi della Sassicaia. Giacomo Takis, un enologo di fama internazionale, venuto a mancare poco più di 2 anni fa. E poi il signor Antonello Pilloni, con la dirigenza della cantina Sant'Adi, e che fa la terza parte di questa grande joint venture.
Senti, vedo sul tavolo c'è allestito un ricco carnet. Sono tre vini, identificazione geografica tipica, il Samas, il bianco, nato nel 2012, è un blend tra il vermentino, vitigno autoctono della regione, con Chardonnay, per passare poi al Montessu, che è uno dei due rossi, nato nel 2005 proprio dalle mani di Giacomo Takis. È anche lui un blend dove il Carignano, che è un vitigno autoctono, la fa da padrone in, come dire, accompagnamento con dei vini internazionali, con delle uve internazionali ma prodotte nel nostro territorio. Per arrivare poi al Barrua, che è nato nel 2002 insieme all'azienda, è il nostro vino di punta, anche lui un rosso, Carignano con una presenza molto importante nella misura dell'85%, in blend anche lui con due uve internazionali, Cabernet Sauvignon e Merlot. Una descrizione eccellente, ma Gabriele, io lo voglio assaggiare, non mi accontento di sentire, voglio provare per credere. Io a questo punto vi farei assaggiare il Barrua, il nostro vino di punta, come dicevo prima. Adesso Gabriele può bere perché fortunatamente è il massimo. Metteremo allora... la prova, il nostro massimo. Vediamo se riuscirà a trovare poi degli accostamenti tra questo prestigioso vino come il prestigioso Gran Cero che vediamo. Vi ringrazio molto per questa opportunità. E allora non ci resta che brindare a Jeep Tour di Vino. A Jeep Tour di Vino! Salute! Del vino, voto 10. È il momento di vederti on the road. Dove ci porti? Con la nostra Jeep Grand Cherokee Allestimento Summit? Beh, a questo punto coglierei il punto per andare a visitare insieme i due vigneti che abbiamo qua accanto. L'allestimento Summit di Jeep Grand Cherokee esprime tanta eleganza. Lo si nota subito osservando la fascia centrale avvolgente e la griglia con le sette feritoie sul muso. Metri di lunghezza e un gran carattere con cerchi in lega da 20 pollici. L'ambiente interno è lussuoso e curato. Osservate anche le pregiate finiture lucide in vero legno e al centro della plancia il generoso schermo da 8,4 pollici attraverso il quale si può gestire il sistema di infotainment Uconnect di quarta generazione. Connettività e intrattenimento di prima classe grazie all'impianto audio Harman Kardon con 19 diffusori. Allora Massimo, finalmente siamo alla guida del nuovo Grand Cherokee con allestimento top di gamma, ti ricordo, Summit. Cosa ne pensi? Le prime impressioni di guida così a caldo? La sensazione immediata è di una guida fluida, molto molto comoda, di una sicurezza incredibile nel stare in alto sull'auto. Allora Massimo, finalmente ci troviamo nel cuore della produzione, anzi dove tutto comincia, siamo arrivati fino alle tenute di Agripunica. Noi nel frattempo abbiamo inserito la modalità 4x4 con le ridotte della Jeep Grand Cherokee. L'azienda ha due tenute, questa è quella di Nacao, la più grande, ci sono 48 ettari di vigneti, 7 tipi differenti di uve, principalmente Carignano che viene usato per entrambi i rossi, in blend poi con gli internazionali, di conseguenza ci sono anche le uve di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Syrah. Inoltre ci sono anche le due uve bianche per realizzare il Samas, il nostro vino bianco.
Parlando invece di vitigni, qui come in questo caso, in questa tenuta, parliamo di viti che hanno un'età media tra i 13 e i 18 anni. Di conseguenza sono nel loro massimo splendore sia per quanto riguarda la quantità, che però viene molto dimensionata dalla mano dell'uomo, quindi favorendo poi una qualità molto molto alta. Notazione, seduta comodamente dietro a questa Jeep Grand Cherokee, nonostante buche contro buche, perché è un vero off-road, sto davvero comoda, è un salotto a quattro ruote. Approfittiamo, adesso abbiamo appena affiancato un meraviglioso albero, vuoi raccontarci la storia? Un olivo che, nonostante, come abbiamo potuto vedere, è immerso tra i vigneti, è stato lasciato di proposito, perché sotto quell'olivo il signor Pilloni, vicepresidente e amministratore delegato di Agripunica, nonché presidente della cantina di Santali, si sedeva per ragionare su come disegnare i filari dei vari vitigni. Quindi c'è anche un rapporto con questo olivo che ha voluto lasciare lui. Diciamo che da quell'olivo, come ci raccontavi dietro le quinte, è un po' partita tutta la storia dell'azienda. È stato un luogo di contemplazione dove praticamente è l'albero delle idee. Possiamo dirlo, tu sei proprietaria di una Renegade nella versione più estrema, Trailhawk, e secondo me stai pensando anche di salire un po' di livello e tuffarti proprio nell'acquisto della Grand Cherokee. Come si dice, l'appetito viene mangiando, per cui un pensiero ci si fa, volentierissimo, quando poi si pensa a dei mezzi di questo tipo, di questa portata, di questo livello. Molte volte ci troviamo di fronte a scegliere quale può essere appunto il vino migliore. Allora, quali sono dei piccoli accorgimenti per chi non capisce proprio nulla per capire se è un prodotto di qualità o un po' più scarso? Il prezzo dà già un senso importante della qualità che c'è dietro quel prodotto. È una delle caratteristiche che conviene sempre tenere in considerazione, è quella di cercare un vino che si sposi bene con le pietanze del territorio dove si sta. Un difetto di questa vettura, per quanto mi riguarda, peccato perché non ce l'ho ancora, ma spero. Bene Massimo, dopo questo bellissimo giro in off-road attorno alle tenute di Agripunica, mi è venuta voglia, sai di cosa? Di un altro po' di Barrua. Ottima scelta. Io invece un bel bicchiere di Montesto, perché so che è apprezzato da tutto il popolo femminile over il mondo, e allora, siccome è un vino elegante, come la nostra Jeep, devo assaggiarlo. Benissimo. Anch'io scelgo il Barrua. Saluti a voi. Cin cin. Gabriele, non trovi che per oggi abbiamo guidato e bevuto abbastanza? Hai ragione Tiziana, forse è meglio fermarsi qui. Ma Gabriele, dove vuoi andare? Stiamo fermi, è già finita. E allora che facciamo? Allora che facciamo? Ci fermiamo qua e io sono davvero stanca e vado a riposare. Ma tour di vino? Prosegue con tante altre cantine e vini da scoprire. Alla prossima edizione! Sempre con Jeep Tour di Vino.